cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un ramo dell'informatica che si occupa di progettare macchine con delle particolari caratteristiche tipicamente umane. Parliamo ad esempio di macchine capaci di interpretare il mondo che le circonda o capaci di prendere decisioni. Non è solo intelligenza nel senso di saper fare dei calcoli, ma intelligenza nel senso più ampio del termine, come intelligenza spaziale o intelligenza sociale. L'adozione delle prime unità di polizia interamente robotizzate ha fatto notizia in tutto il mondo nel 2016. Gettate le armi, siete in arresto! Vincent Moore è un ex militare. Il limite dell'intelligenza artificiale è la sua imprevedibilità. L'ideatore degli scout Dion Wilson intravede un roseo futuro. Punto a una macchina capace di pensare ed emozionarsi. Forse ci sono riuscito. Questa è una nuova forma di vita, un passo in avanti dell'evoluzione. È come un bambino, deve imparare. Qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, falla. Scrivi poesie, fatti venire idee originali. Chappie vuole dipingere. Wow. In nome di Dio, che succede? Quando pensiamo all'intelligenza artificiale, la prima immagine che ci appare nella mente è un robot con sembianze umane che si comporta quasi come un uomo. Ma in realtà l'intelligenza artificiale è tanto altro. Spesso nemmeno ci rendiamo conto che ormai si trova ovunque attorno a noi. Dai dispositivi smart che si attivano con un comando vocale a molte delle applicazioni che abbiamo installato sul nostro cellulare. Per non parlare di reti neurali e poi certamente anche di robot, di videogiochi e di auto a guida autonoma. L'intelligenza artificiale ci dovrebbe iniziare a preoccupare, non nel senso che per forza è qualcosa di negativo, ma sicuramente dovrebbe catturare la nostra attenzione perché è qualcosa destinato ad avere una crescita e uno sviluppo esponenziale, sia nella quantità di persone che la utilizzeranno, ma anche nell'efficacia della sua capacità di elaborare risposte estremamente complesse e dare ovviamente un'utilità straordinaria alle persone che la utilizzano. Coloro che saranno in grado di utilizzare queste tecnologie avranno un vantaggio competitivo enorme rispetto alle altre persone che fino ad oggi la stanno ignorando. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Cultura. La nostra copertina l'avete vista, bellissima, dedicata all'intelligenza artificiale, perché ci interroga molto le innovazioni come queste straordinarie cambieranno il futuro e per alcuni campi, pensiamo alla medicina, ci aiutano molto, sono veramente qualcosa che ci aiuterà a migliorare e ci aprirà nuove prospettive. Per altri settori invece c'è da interrogarsi su come questa straordinaria novità impatterà sul nostro essere, sui nostri pensieri, sui nostri comportamenti, sul nostro essere uomini. E lo vedremo, ci sono degli studi in corso, si pensa alla regolamentazione, insomma un fenomeno tutto da studiare e da vivere, il futuro che rompe nel presente. Ed è anche uno degli aspetti di un libro molto interessante che oggi vi vogliamo proporre. Il libro si chiama La comunicazione imperfetta, ostacoli, equivoci, adattamenti, scritto a quattro mani da Gabriele Balbi e Peppino Ortoleva. Noi abbiamo in collegamento Skype il professor Gabriele Balbi, grazie per essere con noi. Ricordo che il professor Balbi è docente all'Università di Lugano in Svizzera, al suo attivo numerose pubblicazioni, e in questo volume in particolare indaga proprio sulla comunicazione che cambia anche questa, comunicazione personale sui silenzi, sulle comunicazioni imperfette, individuando però una terza via. Ci spieghi meglio, professore? Sì, anzitutto grazie dell'invito e buongiorno a tutte ascoltatrici e ascoltatori. Allora, sì, in questo libro tentiamo, come ha detto bene, una terza via, nel senso che molto spesso le teorie della comunicazione dicono che bisogna arrivare a una comunicazione perfetta,
in cui mittente e destinatario si capiscono bene, una comunicazione lineare in cui se passa il messaggio in qualche modo la comunicazione è a posto, oppure al contrario dicono che c'è una imperfezione umana, nel senso che sempre noi non ci intendiamo e c'è appunto, un malinteso perenne. Secondo noi non è vero né uno né l'altro, nel senso che tentiamo appunto questa terza via in cui diciamo attenzione, le comunicazioni sono difficili, abbiamo degli sbagli, degli errori, dei malintesi, poi arrivo sul punto, ma questo è in qualche modo sentito come un problema, un dolore, un'eccezione a cui noi cerchiamo di rimediare, a volte rimediamo anche in maniera sbagliata, ma cerchiamo di farlo. Diciamo, in questo libro mettiamo in luce appunto quattro mappe, cioè il discorso sui malintesi, quando le persone appunto si capiscono male o comunque quando anche intendiamo male il rapporto uomo-macchina. Se vuole poi torniamo anche sulla ChatGPT e sull'intelligenza artificiale più in generale. Una seconda mappa relativa ai malfunzionamenti, quindi quando appunto le tecnologie funzionano male, e questo può essere volontario o involontario. Una terza regione è relativa a quello del troppo e troppo poco, siamo comunque sommersi da informazione, da comunicazione e da un lato la continuiamo a ricercare e quando è poca abbiamo dei problemi. Questo paradossalmente si può avvicinare questi due elementi. E la quarta, scusatemi, è relativa ai silenzi. Quindi molto spesso crediamo che i silenzi non siano comunicazione, invece al contrario sono una forma di comunicazione molto parlante, possiamo dire così, e interpretabile però in molte maniere diverse. Questo può provocare altrettanti malintesi. Soffermiamoci proprio sui silenzi parlanti, che cosa si intende? Si intende che molto spesso noi intendiamo che quando non passa un messaggio all'apparenza non ci sia comunicazione ed è profondamente sbagliato, nel senso che possiamo fare vari esempi di silenzi che ci dicono cose. C'è un autore inglese, per esempio, che ci dice chiaramente, bene, i silenzi possono essere interpretati in decine di modi diversi. Facciamo un esempio. Qualcuno che sta parlando con noi e resta in silenzio può essere interpretato come un silenzio ostile, oppure un silenzio compassionevole, oppure un silenzio in qualche modo di rimprovero, sto zitto, è meglio che stia zitto per non dirti nulla. Ecco, questa è una grande difficoltà che abbiamo nella società contemporanea, quella di interpretare i silenzi. Una società che sembra non stare mai zitta, che è quella dei social, e anche quella della verità dell'intelligenza artificiale, che si basa appunto su dei continui scambi di opinioni tra esseri umani e macchine, o tra macchine e macchine. Tra l'altro lei fa riferimento all'intelligenza artificiale, voi fate riferimento perché lo ricordo, il libro è scritto a quattro mani, ma quale idea da studioso viene fuori dell'intelligenza artificiale? Bisogna demonizzarla come fanno alcuni, invece bisogna pensarla come la panacea di tutti i mali come fanno altri, la verità dove sta? L'argomento è complesso, direi. La prima cosa da dire è che l'intelligenza artificiale non è una novità assoluta, nel senso che noi da anni, da alcuni decenni, usiamo sistemi di intelligenza artificiale. Il T9, ad esempio, cioè quello che ci corregge i nostri messaggi WhatsApp, è una forma di intelligenza artificiale ed è una forma che perfettamente rientra nel nostro discorso, tant'è che produce errori, malintesi e problemi, cioè a volte ci fa sbagliare ancora di più. Ci sono varie forme di intelligenza artificiale, ad esempio DeepL per tradurre, ed è molto potente per tradurre ogni tipo di testo, e molti lo stanno usando. C'è la più famosa ChatGPT, magari ci soffermiamo un attimo, ci sono anche meccanismi che permettono, ad esempio, di creare nuove immagini. Il mio punto di vista è che non bisogna demonizzare, ma bisogna capire, e per capire occorre studiare, come già accennava lei all'inizio. Studiare senza preconcetti, nel senso che queste forme di intelligenza artificiale sono state già considerate anche in passato come possibili sostituti degli esseri umani, possibili sistemi che possono rubare il lavoro. In realtà potrebbero esserci anzitutto dei lavori differenti rispetto a quelli che immaginiamo oggi e potrebbero essere anche un grande aiuto al nostro lavoro quotidiano. Io sono in università e quindi abbiamo avuto una grande, insomma, dinamica e diatriba all'interno anche della nostra università, vietare questi sistemi oppure farli usare agli studenti e anche ai docenti. Io sono più favorevole alla seconda ipotesi, nel senso che noi dobbiamo formare anche degli studenti che domani saranno in grado di usare, vuol dire usare, vuol dire anche interpretare, vuol dire anche fare le domande giuste a questi sistemi. Quindi io penso che bisognerà utilizzarli, nel futuro, così come le grandi tecnologie sono state usate nel passato, nessuno si oserebbe dire che non bisogna, che ne so, usare la ruota o la stampa, che pure erano state considerate appena nate come tecnologie in qualche modo demoniache. Certo, lei è possibilista e questo ci rincuora, no? Perché ha un approccio anche razionale, storico a quello che stiamo affrontando, a questa nuova realtà con cui
tutti dovremmo fare i conti. Lei parlava di nuovi lavori, un po' come ci siamo ritrovati con qualcosa che forse non ci aspettavamo e bisogna cogliere, no, le opportunità di questa serendipity che ci è capitata, mi pare di capire questo. Sono d'accordissimo. Come è sempre successo nel passato, lei diceva appunto la storia, io credo che la storia, ancorché oggi sia in un momento di attacco, sia determinante per capire il passato, ma anche per capire i processi nel suo svolgersi nel corso del tempo. Solo se noi capiamo quello che è successo in passato e come i problemi sono stati risolti, ma anche quali sono state le opportunità prese e quelle non prese, noi riusciamo a capire meglio quali sono le possibilità aperte per il futuro. Non dico che stiamo interpretando il futuro, ma dico che sappiamo che il futuro come il passato è ricco di possibilità aperte, direi così. E quindi questo la trovo una scienza, una disciplina determinante, non solo per chi fa un campo umanistico, sapere umanistico o di scienze sociali, ma anche e soprattutto per chi fa, non so, lavori gestionali, lavori anche tecnici. Ed è veramente un campo affascinante, no? E spero che ci rincontreremo ancora per approfondire. Ultimissima domanda con la quale, insomma, poi la voglio salutare è questa. Il libro ha un titolo secondo me molto efficace, La comunicazione imperfetta. La domanda è sempre imperfetta la comunicazione? Esiste una comunicazione perfetta? C'è un manuale per riuscire a comunicare senza essere fraintesi? No, ed è quello contro cui in qualche modo ci scagliamo, nel senso che molta comunicazione, molta manualistica della comunicazione ha prodotto libri, o ha prodotto podcast, o ha prodotto, che ne so, video su YouTube che ci vorrebbero insegnare come perfezionare la nostra comunicazione, come renderla perfetta, come centrare il bersaglio. Questo è in qualche modo impossibile da una parte, dall'altro non è neanche auspicabile, perché se ci fosse una totale intesa tra mittente e destinatario le cose sarebbero altrettanto complicate. L'aggettivo imperfetto deriva dal latino perficio e quindi una comunicazione che in qualche modo non è conclusa, non è completa. Quindi anche l'aggettivo imperfetto non vuol dire che sia qualcosa per forza di negativo, ma noi interpretiamo questa, diciamo, mancanza di conclusione, di perfezione, come qualcosa di problematico. In realtà tutte queste problematiche devono essere affrontate e le affrontiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi questo libro vuole essere anche in qualche modo un palliativo per tutti noi che abbiamo problemi di comunicazione e possiamo leggere come questi problemi siano in qualche modo atavici. Grazie, grazie molte per essere stato con noi. Auguriamo chiaramente grande fortuna al libro, lo ricordo, La comunicazione imperfetta, grazie al professor Cesare Balbi che ha scritto questo volume insieme a Peppino Ortoleva. Noi andiamo avanti, il loro era un saggio, ma ci piaceva sottoporre all'attenzione dei nostri telespettatori una riflessione su quella comunicazione con cui facciamo i conti quotidianamente, perché tutti utilizziamo WhatsApp, tutti utilizziamo i social, tutti comunichiamo anche attraverso la parola scritta o una semplice conversazione. E allora capire i codici, capire in che cosa, dove ci sono gli ostacoli, forse ci può aiutare a migliorare. Entriamo però in un altro ambito, quello delle storie. Molte volte all'interno di Focus Cultura abbiamo presentato dei libri che raccontano la vita, le storie della vita, l'evolversi, la vita che anch'essa, come la comunicazione imperfetta nella sua perfezione, ed è un ossimoro. Entriamo dunque nel laboratorio delle storie di Elena Giorgiana Mirabelli. Ritorniamo nuovamente all'autobiografia. Finora abbiamo detto che anche qualora noi volessimo appunto scrivere delle storie finzionali, possiamo utilizzare il nostro bagaglio di esperienze per dare maggiore volume alle nostre storie, ai nostri personaggi, ai ricordi dei nostri personaggi, agli ambienti che stiamo costruendo. Però c'è un altro modo per guardare all'autobiografia, che è un modo fondamentalmente che guarda all'autobiografia e al pensiero autobiografico come una forma di cura e come una forma di riconciliazione con se stessi, con il proprio passato e con i propri ricordi, che
in qualche modo amplifica anche quella che è la compassione e il contatto con l'altro. E quello che si vuole dire è che proprio quel passaggio dal particolare all'universale, che in qualche modo definisce anche la letteratura, le letterature o comunque le storie parlano di temi universali, ed è proprio per questo motivo che in qualche modo si può creare un rapporto con il pubblico. Anche il pensiero autobiografico e anche la storia autobiografica assurge a temi universali, o comunque declina temi universali, proprio grazie a questo movimento, un movimento di compassione appunto verso se stessi e di riconoscimento della propria umanità che è fatta appunto di errori, di sbagli e di cadute fondamentalmente, alle quali si deve guardare con compassione e con indulgenza. Perché il guardare la propria esistenza come spettatori non è solamente operazione impietosa e severa, la rappacificazione, la compassione, la malinconia, quasi evocatrici di un largo musicale, sono sentimenti che, mitigando la nostra soggettività, la aprono ad altri orizzonti. Quando il pensiero autobiografico, un pensiero che nasce dalla nostra individualità e di cui soltanto noi siamo gli attori, conosce e svela questi istanti affettivi, abbandona la sua origine individualistica e diventa altro. Condivide l'essere al mondo di tutti gli altri, l'egocentrismo che parrebbe caratterizzarlo si muta in un altruismo dell'anima. Lascia una traccia benefica soprattutto quando la nostra storia non è più del tutto nostra, quando si scopre che il lavoro sul passato ci riavvicina e il giudicare è difficile. Ed ora con Assunta Morrone affrontiamo un altro tipo di letteratura, le storie viste con le parole e con gli occhi dei bambini, che non sono tanto diverse dalle storie degli adulti, ma hanno anche qui una comunicazione diversa, un linguaggio adatto alle loro età. Abbiamo pensato che in questo periodo estivo potremmo avere l'opportunità di scegliere come passatempo la lettura. Una lettura che però da momento così di serenità e tranquillità ci fa poi invece riflettere, pensare. Certo, scegliere per chi ama la lettura un romanzo anche lungo è facile. Chi non ama la lettura invece vorrebbe letture più veloci. E allora perché non scegliere una raccolta di racconti, ad esempio? Vale anche per bambini e ragazzi, come vale per gli adulti. I racconti sono un genere letterario molto particolare. Per questo motivo siamo andati alla ricerca di un libro di racconti per ragazzi che ci potesse tornare utile proprio in questa fase. Stiamo parlando de La bambina delle lucciole e altri racconti. L'autore si chiama Giuseppe Marasco, la casa editrice è proprio qui vicino a noi, a Spezzano Albanese, si chiama Edizioni Espressiva. Giuseppe Marasco accompagna i lettori più giovani attraverso racconti di poche pagine, 3-4. Quindi significa che leggere può essere un'azione veloce e nello stesso tempo può dare quella tranquillità, quella serenità che la lettura riesce ad offrire. La bambina delle lucciole è solo il primo dei racconti, poi ne trovate tantissime altre di storie, la supplente per esempio, che richiama l'attenzione dei ragazzi a una scuola che in questo momento poi si è chiusa per potersi riaprire più in là. Divertente attraversare racconti brevi ed è anche un modo difficile di raccontare perché bisogna racchiudere tutta la storia in pochissime pagine. E allora vi invitiamo a leggere questo libro e a fare anche una prova di attenzione alla lettura veloce, una lettura capace comunque di lasciare grandi emozioni. Era simpatico mio nonno. Trasformava tutto quello che faceva in qualcosa di favoloso, proprio come piaceva a me. Arrivati a riva, tiravamo la barca in secco e ci rimettemmo in cammino mano nella mano. Andammo per una breve viuzza interna della marina, delimitata da un muro di pietra. Fu lì che vedemmo dei puntini di luce intermittente che si muovevano nella penombra della sera e il nonno si mise inaspettatamente a recitare. «Lucciola, lucciola, vieni da me!» Ti darò il pan del re e della regina,
Lucciola Lucciola viene vicina. Ne catturò una nel pugno, poi dischiuse lentamente la mano per mostrarmela. Oh, esclamai. E questo è un momento davvero molto atteso, soprattutto da chi scrive in Calabria, quindi dagli autori calabresi. È il momento della classifica dei libri più venduti in Calabria. Questa settimana chiaramente il riferimento è alla produzione in questa terra. Vediamo. Amiche e amici di Focus Cultura, ben ritrovati. Siamo all'interno dello spazio breve, solo 3 minuti, ma al quale teniamo particolarmente perché lo dedichiamo agli autori calabresi che più si sono distinti come vendite durante la settimana, editi da case editrici che hanno sede nella nostra terra, da case editrici che hanno invece un respiro più nazionale, a volte, come vedremo, anche da autori che prediligono questa forma nuova di autopubblicazione che utilizzano spesso gli autori esordienti. È prestigiosa invece la casa editrice che ha edito il nuovo libro di Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te, parliamo della casa editrice Feltrinelli. Rosella Postorino, appena entrata nella cinquina del premio Strega, che la vede tra i favoriti, sarà il 6 luglio, noi tiferemo sicuramente per lei. Nuovo ingresso alla posizione numero 4 per la giornalista scrittrice Daniela Rabbia, nativa di Catanzaro. Il suo primo romanzo, lei che si era distinta vincendo diversi premi per i suoi racconti brevi, questo invece è il suo primo romanzo, La stanza del buio, edito dalla casa editrice Pellegrini. Arriviamo al podio che ha aperto questa settimana dal nuovo romanzo L'ottava prova sempre più matura di Giuseppe Aloe, La cosa di prima, edito dalla casa editrice di Soveria Mannelli, Rubettino. Parlavamo prima di questa nuova forma di pubblicazione, self-publishing si definisce, si utilizzano delle piattaforme che permettono la pubblicazione, quella più utilizzata è la You Can Print ed è quella utilizzata dal giornalista Di Paolo Saverio Di Giorno per il suo magnifico libro Sodomia, vita di un boss e di un operaio nella città del potere. Questa settimana la posizione numero 2. Una conferma per l'ennesima settimana, ormai un long seller assoluto della nostra trasmissione, Sergio Giannino del Giudice, Amati sempre, la testimonianza coraggiosa, viva, senza pelle della sua malattia e della sua guarigione. Questa volta anche testimonianza, e ci voleva ogni tanto, anche del potere e della guarigione e della medicina. La casa editrice è la casa editrice fondata da Luigi Pellegrini a Cleto 70 anni fa, la Luigi Pellegrini Editore. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Focus Cultura, ricordandovi ancora una volta che i libri per vivere hanno bisogno di noi e noi è bello ammetterlo di loro. Alla prossima! Grazie a Silverio Curti, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Focus Cultura. Intanto noi abbiamo cominciato a vedere la Calabria sotto altri occhi, insieme a Paola Morano abbiamo visitato e anche abbiamo, come dire, guardato attraverso la storia, la tradizione, tanti luoghi della Calabria e scoperto curiosità che finora ci erano sconosciute. Ora facciamo un ulteriore passo in avanti perché c'è una guida imperdibile scritta da Roberta Biasi, una collega molto brava. Grazie per essere con noi, Roberta. Grazie. Ecco,
in un momento in cui Russell Crowe dice che la Calabria non si può perdere, no, è da vedere, sei autrice di questa guida che è preziosa per chi decidesse di venire in Calabria, quindi per i turisti, per i viaggiatori, ma anche per noi calabresi che non conosciamo la nostra terra. Intanto, l'idea com'è nata e dove ci porti con la tua guida? Dunque, l'idea che io non sapevo di avere in realtà è nata a Milano, nel senso che io vivevo lì perché da brava calabrese che ha studiato e vuole farsi strada, ho pensato bene di trasferirmi ormai 20 anni fa a Milano. Poi i casi della vita hanno voluto che io tornassi e continuassi a esercitare la mia professione di giornalista qua, ma ho portato con me un sogno, che era quello di scrivere della mia terra, e quindi è nato questo, che è la mia creatura. L'idea è stata di Morellini Editore, sposata da Feltrinelli, e oggi la Calabria viene raccontata, come dicono quelli bravi, tramite uno storytelling in questa guida, che io la definisco la guida dei primati. Intanto perché la Calabria viene raccontata da una calabrese, da un insider, quindi è un racconto fatto tenendo per mano non solo i turisti che vengono da altre regioni o da altri paesi, ma anche i calabresi stessi. Io ho conosciuto tramite questa mia esperienza posti che non conoscevo, usanze che non conoscevo, ma allo stesso tempo ho avuto l'opportunità di raccontare quello che io vivevo da piccola. Io sono un Arbrescia mezzo sangue e quindi ho raccontato in questo libro anche le culture che ci sono in Calabria, partendo dagli Arbrescia, ma anche dagli occitani, dai greganici, insomma, tutto ciò che di bello nasconde la nostra terra e lo nasconde non solo a chi non la conosce ancora, ma a noi che purtroppo la conosciamo poco. Hai detto tante cose, mi incuriosisce intanto anche i luoghi, no, quelli meno conosciuti. Tu in copertina hai deciso, no, di promuovere una delle immagini che è il simbolo della Calabria, le Castella, no, di Isola Capo Rizzuto, però ci sono, dicevi, dei luoghi che ti hanno incuriosita, che ti hanno rapita, affascinata, proprio perché li hai scoperti. Quali sono? Ma io vivo in questo momento della mia vita, vivo a Spezzano Albanese. Quando accompagno il mio bambino a scuola, il mio bambino, ci tengo a raccontare questa cosa perché io ho scritto questa guida incinta di 8 mesi, ho girato la Calabria con un pancione gigante, tant'è che le guide che mi hanno accompagnato, perché di fatto non ho fatto io tutto da sola, ma mi sono avvalsa di professionalità che nella nostra terra esistono e che vale la pena citare. Io addirittura ho messo i loro numeri di telefono in questa guida, perché chi viene in Calabria possa contattarli per farsi accompagnare. Dicevo, le guide temevano che io partorissi tra le montagne o in riva al mare. Quando accompagno mio figlio a scuola vedo sempre un particolare panorama che mi piace tanto, e cioè c'è il Pollino e c'è la piana di Sibari e il mare. Questo secondo me è la fotografia della Calabria, cioè l'antica Grecia, le montagne, tutte raccolte, che si possono tutte raccogliere in uno scatto col cellulare. Quindi questo è uno degli esempi che mi piace sempre fare, perché è una chicca in un paesino che magari chi viene a visitare la Calabria neanche lo incontra, perché bisogna venirci apposta. Io lo cito perché è bello che, insomma, si sappia. Io non conoscevo Catanzaro, cioè da Cosentina non è strano che io lo dica, campanilismi a parte, però io non la conoscevo. Il centro storico di Catanzaro è bellissimo, è poco turismo viene, diciamo, indotto da quella parte, probabilmente complice anche il fatto che non è raggiungibile tramite, diciamo, il treno, comunque, insomma, la viabilità non è favorevole, però ecco, questo è da mettere in conto. Quando io ho scritto questa guida
mi hanno chiesto di specificare quali fossero i mezzi di trasporto per arrivare in Calabria. Lì mi è uscito un grande punto interrogativo sulla testa, perché sì, è vero, l'aeroporto di Lamezia, sì, è vero, l'aeroporto di Reggio, l'aeroporto di Crotone. Lo metto e se poi lo chiudono è stato, diciamo, tutto un costruire strada facendo, con purtroppo tanti interrogativi, ma anche tante belle cose da segnalare, insomma, che mi sono entrate nel cuore in questo percorso. Certo, è una Calabria ancora in chiaroscuro, bellissima, il chiaroscuro chiaramente riferito allo scoprire, no? Perché ci vuole impegno, come dicevi tu, non tutti i luoghi sono ben collegati, ma alla fine vale la fatica di arrivarci per a vedere panorami mozzafiati, ma anche fare delle scoperte che uno non si aspetta, no? Quindi c'è bisogno anche di uno spirito pionieristico da parte di noi calabresi e di avere un occhio diverso. Forse ecco quello che tu dici, io sono stata a Milano, poi però ho deciso di tornare e scrivere della mia terra, la dice lunga, no? Sul percorso che tanti calabresi fanno e che c'è anche una volontà di raccontare e di raccontare bene la nostra terra. Finora questa cosa non è stata fatta, quindi ben vengano guide come quelle che tu hai scritto per raccontarne la bellezza. L'ultima cosa che ti voglio chiedere riguarda gli usi e costumi, perché ripeto, la tua è una guida a 360 gradi, ma è una guida che intanto dice con un linguaggio nuovo, quello dei social, quello che potremmo definire degli influencer, insomma, la racconta anche ai giovani, non solo a chi la conosce già. E poi, ripeto, usi, tradizioni sono il completamento del racconto, non ci fermiamo solo al paesaggio. Sì, di fatto la nostra è una storia fatta di contaminazioni, contaminazioni che noi siamo stati in grado, e in questo devo dire siamo stati bravi, di preservare, un po' perché la geografia ce l'ha concesso, cioè non ci siamo lasciati contaminare, quindi se io adesso sono in grado ancora di parlare l'Arbresh è perché la storia mi ha concesso di preservare la storia delle comunità Arbresh, la storia delle comunità grecaniche. Mi hanno concesso a giovani come noi, do del giovane, di proseguire, insomma, di portare avanti queste tradizioni. E sono cose che a volte noi viviamo anche senza saperlo, cioè il fatto di voler partecipare a una processione, il fatto di voler preparare un dolce in occasione della Pasqua o di, non lo so, dedicarci a una pratica qualunque, quale possa essere anche, non lo so, per le giovani donne indossare determinati abiti in circostanze di festa nei paesi della Calabria. Questo è un grande regalo che i nostri nonni ci hanno fatto, di cui racconto in questo libro sicuramente, ma che è veramente il valore più prezioso della nostra terra e la rende unica. Grazie a Roberta Biase per essere stata con noi. Complimenti per questa guida. Spero che tantissimi possano leggerla e insieme a te ripercorrere tutta la strada e le strade della Calabria e possano scoprire i nostri borghi, le nostre coste, la nostra montagna, i nostri usi, i nostri costumi. Diciamo un popolo, una terra davvero viva. Andiamo avanti, quanta poesia nelle descrizioni di Roberta Biase. Ebbene, proprio di poesia parliamo con Aldo Mazza, vediamo oggi quello che ha preparato per noi. Ancora un appuntamento dedicato alla poesia e ancora un nuovo straordinario autore in questo nostro spazio. Grazie per aver deciso di seguirci anche oggi e ben ritrovati. Ho pensato di lasciare in fondo a questa mia avventura televisiva
dedicare le ultime due puntate finali di questa rubrica all'autore che più di ogni altro io ho amato nella mia vita, quello che meglio di tutti ha tracciato con le sue liriche meravigliose, un solco indelebile nel panorama letterario della cultura italiana. Sto parlando di Cesare Pavese. Cesare Pavese nasce a Santo Stefano Belbo, che è un paesino delle Langhe in provincia di Cuneo nel 1908. Il papà Eugenio è cancelliere presso il Palazzo di Giustizia di Torino, città dove risiede, ovviamente con la moglie Fiorentina Mesturini, e la loro primogenita Maria, nata nel 1902. L'infanzia di Cesare, però non è felice, quantunque la sua sia una famiglia molto agiata. Una sorella e due fratelli nati prima di lui muoiono prematuramente. Il padre, viene a mancare nel 1914, quando lui ha appena 5 anni, e la madre, sempre cagionevole di salute, lo affida per un lungo periodo, appena nato, ad una balia di un paesino vicino a Torino. Tutti questi accadimenti tragici, il carattere autoritario e l'educazione molto rigorosa da parte della madre, costretta chiaramente ad allevare i figli da sola, contribuiscono ad accentuare questo carattere introverso di Cesare. E come qualcuno scrive, c'erano già tutti i motivi familiari ed affettivi per far crescere precocemente il piccolo Cesare e per le sue origini umane e letterarie che avrebbero accompagnato e segnato la vita dello scrittore. Cesare Pavese rappresenta sicuramente una delle figure più significative e atipiche della letteratura del Novecento. Esordisce nel 1936 con la raccolta Lavorare stanca, in cui propone una concezione di poesia molto particolare che sfocia poi tranquillamente dentro un racconto chiaro e pacato, in grado così quasi da stabilire una sorta di comunicazione con il lettore. Nelle raccolte del dopoguerra, La terra e la morte e Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, la poetica di Pavese evolve verso forme più brevi ma molto significative, a cui viene affidato il compito di esprimere liricamente le sofferenze dell'io e il dolore della passione amorosa. Torneremo a parlare, come dicevo e come promesso, nella prossima puntata ancora della poetica di Pavese, però perché oggi vogliamo lasciarvi, è il momento di lasciarvi con piacere alla poesia che abbiamo scelto per voi, dal titolo Sei la terra e la morte. Componimento della breve serie intitolata La terra e la morte, questa poesia presenta un tessuto poetico, ricchissimo di simbolismo puro, che è un simbolismo che gioca quasi con le metafore. La terra e la morte sono poste all'alba e all'acqua, in cui Pavese prospetta la nascita, l'amore, ma che ha perso ogni capacità vivificatrice. La donna si trasforma addirittura in una pietra, diventando irraggiungibile, rendendo invalicabile la distanza rispetto all'alba che genera una nuova vita. Il linguaggio poetico è essenziale nella sua straordinaria efficacia stringata, densa, epigrafica, dal primo all'ultimo verso. Grazie molte a tutti e alla prossima. Ciao. Sei la terra e la morte, la tua stagione è il buio e il silenzio, non vive cosa che più di te sia remota dall'alba. Quando sembri destarti sei soltanto dolore, l'hai negli occhi e nel sangue, ma tu non senti. Vivi come vive una pietra, come la terra dura, e ti vestono sogni, movimenti, singulti che tu ignori. Il dolore come l'acqua di un lago trepida e ti circonda, sono cerchi sull'acqua, tu li lasci svanire, sei la terra e la morte. In questa puntata abbiamo parlato poco di storie e di romanzi. Adesso ci affidiamo ad Antonio Sergi, che come ogni settimana sceglie con cura il consiglio di lettura per noi. Vediamo. Con estrema delicatezza e una scrittura ricca di sfumature,
Carola Carulli, attraverso il suo ultimo libro Tutto il bene e tutto il male, getta uno sguardo originale sulla maternità, sull'ambivalenza dei legami di sangue, sulla straordinaria capacità delle donne di ferirsi, ma anche e soprattutto di prendersi cura l'una dell'altra. E fa comprendere come bisogna avere il coraggio anche per essere felici, e lo fa attraverso le storie narrate, quella di Sveva, quella di Alma, quella di Tommaso, quella di Sara, insomma, storie di chi attraverso anche i conflitti familiari riesce a ritornare rafforzato a se stesso e al mondo, riesce a imparare il senso dell'amore e dell'indipendenza, anche e soprattutto attraverso gli sbagli. E poi l'importanza della parola disobbedienza, tratti che caratterizzano la quotidianità di molti. Tutto arriva nel momento in cui si decide di rimettere ordine dentro se stessi, o forse di accettare che la vita è destinata a restare eternamente inesatta, e che le persone più importanti molto spesso sono quelle che piovono addosso senza preavviso. E Carola Carulli, con le sue parole esperte e piene di tutto, attraverso questo volume accompagna sapientemente su quella giostra fantastica che poi è la giostra della vita. Voleva scrivere e così lo fece diventare un lavoro. Scriveva per il cinema, una passione nata prestissimo quando rimase folgorata da E.T. Aveva 9 anni e capì che quella creatura le somigliava troppo. A lei non piacevano i protagonisti belli e coraggiosi che tutti gli altri amavano. Non si identificava il loro. A lei piaceva quel mostriciattolo rugoso che arrossiva tutto quando provava un'emozione, che si ubriacava quando restava solo a casa, che aveva gli occhi più grandi del mondo. Alma non voleva giocare con un extraterrestre, lei voleva essere l'extraterrestre. In chiusura, la classifica dei libri degli scrittori nazionali e internazionali più venduti questa settimana. La cura, come sempre, di questo spazio è affidata a Pino Sassano. Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con i primi 10 libri venduti in Italia. Questa volta la classifica, solitamente in rosa per lo stradominio della letteratura sentimentale, beh, vira verso il giallo o, se preferite, verso il colore nero, noir. Lo conferma al decimo posto, seppur scalando dal sesto della scorsa settimana, l'ultima imperdibile indagine dell'ex poliziotta dei servizi segreti Sara Morozzi, scritta dall'inesauribile vena di Maurizio De Giovanni. Il libro è Sorelle, edito da Rizzoli. Scende invece dal settimo al nono posto il sempre presente Dammi mille baci di Till Lekoll, per Always Publishing. L'autrice inglese, regina del genere romance, impegna la sua protagonista nella raccolta di mille baci tra mille traversie di vita. Eppure cala dal quinto all'ottavo posto Erin Doom con il suo Stigma, pubblicato da Magazzini Salani, inizio di una nuova saga romance destinata di certo a allungare la sua infinita catena di successi. Al numero 7, come l'ultima volta, chiude le presenze del genere romance in questa classifica settimanale Atlas, la storia di Pa Salt, giunti editore, scritto da Lucinda Riley, rimaneggiato dopo la sua morte dal figlio Harry Whittaker, capitolo finale della saga amatissima delle 7 sorelle. Al numero 6 entra Fabio Genovesi, già autore di 2 libri ormai di culto, ovvero Morte dei marmi e Versilia Roxiti. Lui ha vinto un premio Strega Giovani con il romanzo Chi manda le onde. In questo ultimo suo libro, il titolo è Oro Puro e l'editore è Mondadori, racconta la navigazione di Cristoforo Colombo come una grande avventura umana, una grande avventura esistenziale e sentimentale, mostrando le violenze, i soprusi e i malintesi che dietro la celebrata scoperta dell'America si nascondono. La quinta posizione conferma il ritorno della regina del giallo nordico, Camilla Läckberg. È il nuovo episodio con l'ispettore Patrik Hedström e la scrittrice Erika Falck, serie che ha reso l'autrice celebre in tutto il mondo. Ha per titolo Il figlio sbagliato ed è pubblicato da Marsilio. Dal primo passa al quarto posto il libro di
Michela Murgia, Tre ciotole, edito da Mondadori. È un libro sulla complessità delle relazioni umane di questa autrice esemplare nel testimoniare la propria esperienza di malattia come esperienza condivisa di vita e oggi raccolta in una meditata dimensione privata. Scende invece di una posizione, alla terza, era la seconda, per Atunes Divertimenti, per Tunue Editori. Beh, lui ha più di 3 milioni e mezzo di fan sui social, si chiama Alessandro Perugini, è un grafico pubblicitario che come fumettista ha conquistato da tempo il successo. Ha collaborato per anni con brand e agenzie di rilevanza nazionale e in questo libro nuovo propone indovinelli e giochi per allenare la mente mentre ci si diverte. E a sancire le preferenze di lettura affermate col noir entra direttamente al secondo posto Madre d'ossa di Ilaria Tuti per Marsilio Editore. Qui il commissario Teresa Battaglia, uno dei personaggi più amati della narrativa thriller italiana, deve affrontare una sfida estremamente personale, risolvere un mistero che sembra avere radici nelle profondità danneggiate della sua memoria. Teresa dovrà fare i conti con la malattia che ha ormai annebbiato completamente la sua mente, forse in maniera irreversibile. Ma è al primo posto che si fa ancor più evidente l'affezione dei lettori italiani agli scrittori del genere giallo e ai loro personaggi seriali. Infatti il primato della settimana spetta l'ultima inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, personaggio conclamato dalla penna di Antonio Manzini, che ritroviamo nel suo ultimo libro che si titola Help, edito da Sellerio. Il mistero questa volta riguarda l'omicidio di un marito violento attribuito all'esercito di liberazione del pianeta Help, appunto. Un acronimo da non confondere con una richiesta generica d'aiuto, bensì per noi un invito a farsi aiutare dai libri, presidio, sostegno e sviluppo vitale che ritroveremo in elenco nell'appuntamento della prossima settimana. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Luca Chito, noi vi auguriamo un buon proseguimento e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.